Ciao a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Prima di cominciare mi raccomando date un'occhiata al link video che vi lascerò tra i commenti. È un video che ho fatto sul canale di Giagia, quindi vi consiglio di guardarlo, anche perché come faccio spesso avete la possibilità di dare un'occhiata a un po' di maglie, a un po' di diciamo roba che vi potrebbe interessare e che potrete andare diciamo ad acquistare con il mio codice sconto Briga, che vi darà poi il 10% di sconto. Quindi fatelo, dateci un'occhiata, insomma, non ve ne pentirete. Allora, Wagné, oggi qui abbiamo una notizia clamorosa. È stata aperta un'altra inchiesta, ragazzi. Dalla Procura Federale. Allora, ragazzi, di che si tratta? Hanno aperto un'inchiesta sulle toilette dei locali che non so se vi è capitato mai. Alcuni locali, diciamo, sai, nei bar, in un pub, in un ristorante, in una pizzeria qualsiasi, ci sono queste luci automatiche, che tu, non so se vi è capitato, a me mi è capitato che spesso e volentieri, mentre state, diciamo, in quel momento lì facendo i vostri bisogni, ovviamente noi abbiamo una mano impegnata in questo senso qua, a un certo punto, siccome tu sei bello fermo lì, tranquillo, rilassato, tac, la luce, si spengono le luci. Oh, allora tu ogni tanto cerchi di muovere la testa, se mezza faccia, nemmeno ti puoi muovere più di tanto, perché altrimenti poi sporchi tutto. Il bello è che posso scrivere per un cartello: mi raccomando, trovate il bagno come l'avete, lasciate il bagno come l'avete trovato, come un suacchietto, una latrain. Poi cercate di centrare, un altro cartello, cercate di centrare, come dobbiamo fare a centrare, alla ciocchetta. Allora, non so se a me ogni tanto, quando capo, siccome non basta il movimento così della testa, perché certi poi sono tarati male, non funziona, capo, se devo servire. Mentre sto da che con l'altra mano, gli alzo la mano da che, cioè, è un qualcosa di veramente pazzesco. E quindi hanno pensato bene alla FIGC di aprire un'inchiesta su questi cazzo di bagni. E c'è solo la furniture, questi leus dopo da chius. Ma te una cazzo di leus da pace, non mi siete trambando un cazzo. Bella, allegra, allegra. Mamma, ma cos'ho fatto? Te ne vedo. Da tanto team che volevo dirlo. Comunque, visto così rato che parliamo di aprire e chiudere inchieste, e visto considerate che quando si tratta di Milan si aprono le inchieste, perché poi non so se vi ricordate che l'ultima volta capitò sempre a noi che quando i tifosi del Milan andarono a riprendere la squadra a fine gara contro lo Spezia dopo una sconfitta inguardabile, si aprì un'inchiesta perché che cosa hanno fatto i tifosi del Milan? Sono andati a parlare con l'amico di Milan, c'è una qualche legge che è stata di qua e di là, ci sono delle cose che non si possono fare, che poi è bello che anche qua i commenti mi vengono a scrivere: no, ma devi capire che siccome stavano lì, no, ma siccome era il pullman, è ufficiale, era come se sta, ma adesso no, Duagné, ci vuole un pochino di buon senso quando bisogna fare queste cose, quando si fanno queste scelte. Di che si tratta qua? Di fesserie, su quelle apriamo gli occhi. Invece poi non mi ricordo se è stato usato lo stesso trattamento per i cori che Di Marco ha fatto davanti a 75.000 persone in uno stadio gremito dopo la semifinale di Champions League, tanto di microfono, man, eccetera eccetera, ad aizzare tutto un popolo. Ma lì non è stata aperta nessuna inchiesta, se non ricordo male. Come mai questa disparità, diciamo? Come mai questo essere puntigliosi tutte le volte che si tratta di Milan e tutte le volte in altre situazioni si lascia andare? Come se nulla fosse. Tra l'altro, in quell'occasione non fu aperta un'inchiesta su Di Marco. Fu aperta un'inchiesta sempre sui tifosi del Milan per degli striscioni che fece, eccetera, eccetera. Quelli sì, sbagliati sicuramente. Però, capito, sempre su di noi si va. Vabbè, questa è una cosa che volevo sottolineare, perché in effetti non è nemmeno tanto normale. Come non è nemmeno normale il fatto che Ficaio Tomori debba saltare la partita contro l'Inter per squalifica, doppia ammonizione.
Mentre ho visto un Barella che ha fatto i suoi porci comodi. Abbiamo visto benissimo l'ammonizione che ha preso per proteste nei confronti dell'arbitro. Aveva subito un fallo, Barella, che non era stato fischiato. Ha reagito male, è andato a protestare all'arbitro che l'ha ammonito. E poi, non contento, ha proseguito con un bel vaffanculo, vai, proprio bello plateale, con tanto di labiale che hanno letto, si leggeva il labiale pure dalla luna, manneta fangul con le braccia di qua e di là, tutto a posto. Infatti hanno fatto vedere anche l'ex arbitro là, non mi ricordo come, Bergonzi, se non mi ricordo male, che ha detto, insomma, un'espulsione quella sacrosanta, clamorosa. Ma siccome si tratta di Barella e c'è un derby, ma vuoi scherzare che non deve giocare il derby Barella? Dicevo, siccome c'è un derby, ovviamente Barella lo deve giocare il derby. I giocatori del Milan tranquillamente lo possono saltare, però Barella no, mica lo possiamo mandare fuori per doppia ammonizione. Ma scherziamo proprio, ma scherziamo. Quindi mi vorrei rivolgere in questo caso ai nostri Theo Hernandez e Leao, che sono rimasti, diciamo, sorpresi quando Pioli ha tolto dal campo Loftus-Cheek, che ovviamente era già ammonito, e Pioli gli faceva notare: guarda che ha ammonito, l'ho tolto perché ha ammonito. Poi non gli andiamo a dire a Pioli: uè Pioli, dovevi togliere, perché poi ha tolto Loftus-Cheek e l'abbiamo dato addosso. Eravamo già in 10, caro Teo e caro Rafa, andava capita la situazione. Però ha fatto impressione questa cosa qua, che due giocatori andavano all'allenatore a dire: non lo togliere, vedete quanti è forte. Stiamo parlando di Leao e Theo Hernandez. I nostri migliori giocatori sono andati dall'allenatore a dire: non lo togliere. Immaginate che cosa significa che questo qua, dopo due, tre, dopo un po' di tempo, insomma, che è arrivato a Milanello, è diventato così importante che i migliori due giocatori vanno a dire all'allenatore: non si lo manda in campo. Una scena veramente spettacolare. Vabbè, questo lo sapevamo già, quindi Barella per Barella. Ovviamente immunità parlamentare, può fare quello che vuole Barella, ormai è Barella, può fare quello che vuole. Quindi, come avete notato, come vi ho fatto notare, due pesi e due misure un pochino su tutte le cose. Quindi faccio notare anche ad un fenomeno. Oggi c'è stato un botta e risposta, come succede spesso quando mi vengono a pizzicare sotto i commenti. Alcune volte, diciamo, mi prendono in un momento. Così così gli snobbo, faccio finta di niente, eccetera, eccetera. In altri momenti, quando magari ce l'ho un pochino rivoltato, allora che succede? Che rispondo a tono. Allora c'è stato un bel botto di risposta. Allora uno oggi mi ha scritto: ridi che al derby piangi, coglione. E io gli ho scritto sotto: sei convinto, testa di cazzo? Beh, ma piace questa botta di risposta. All'inizio poi me l'hanno pure cancellato, ho dovuto scrivere testa di cazzo, perché altrimenti evidentemente ci sono delle parole che non si possono dire, me l'avevano cancellato. E lo so, fracate. Comunque ha capito qual era la risposta, che tu mi dai del coglione, io ti do dal testa di cazzo. Però è bello questo botta risposta, questo tipo diciamo, di questo scambio di vedute, non è niente male, è sempre una cosa simpatica. E niente, ragazzi, quindi come vi dicevo, adesso poi ovviamente ci sono le soste per le nazionali. Abbiamo visto i calendari, ne abbiamo già parlato. Qua una delle critiche che mi hanno fatto: fece, ma vedi che anche noi dell'Inter giocheremo la partita con Juventus e Napoli, anche noi con la Champions di mezzo, di qua, informati, sem chi scauso tu. A parte il fatto che forse non vi è chiaro che noi abbiamo avuto un girone, abbiamo beccato un girone un pochino diverso da quello ridicolo che avete trovato voi altri. Quindi che voi dovete fare la Champions magari in quel momento là, in mezzo a due partite di quel tipo, magari fate anche turnover durante quella partita lì, cioè, capito cosa voglio dire? Mentre noi quella partita lì l'affronteremo in trasferta contro il Paris Saint-Germain. Cioè, non so se mi spiego, andremo a fare una trasferta di Parigi, prima la partita con la Juve, poi la trasferta di Parigi, poi la trasferta di Napoli. Poi se per voi è uguale giocare contro la Real Sociedad o contro il Salisburgo o contro il Benfica, allora che vi devo dire, ragazzi? Poi qualcuno mi scrive: no, ma anche noi l'anno scorso, no, ma anche se sì, Mosce ma parlate quando attraviamo un giro, un tre, un fe, cinque, un fe, dieci, un fe. Che cazzo di ragionamenti sono?
no, duagne, non si può parlare. Sono sempre loro poi che vengono a pizzicare. Non lo so come cazzo è, mamma so, ne soffrono a sé, ne soffrono, duagne, ne soffrono. Forse un pochino come dice Luca, evidentemente nel passato sono stati bullizzati e quindi evidentemente mo che magari vogliono fare la voce grossa, ma c'è cazzo di voce grossa da fare. Quando c'è stato un qualcosa di importante dove ci siamo affrontati davvero, lo scudetto l'abbiamo alzato noi ancora una volta e voi dice no, ma è la fortuna, è forte, invece tu santo, è una fortuna, fregata a me, mi me la frega proprio a me, capito? Oh, e questo è il fatto. Quindi ragazzi, la situazione è questa qui. Adesso dobbiamo semplicemente aspettare di rivedere il nostro Milan in campo. Vediamo, vediamo cosa succederà durante questa sosta delle nazionali. Un po' di curiosità per la nazionale italiana c'è, visto e considerato che abbiamo cambiato allenatore, eccetera. E niente, questo è quanto, ragazzi. Non aggiungo altro, ci sentiamo prossimamente. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete se ne avete voglia. Tasto grazie, abbonamenti, voglio bene, forza lotte e vincerai. Non ti lasceremo mai, ciao a tutti.